Ciao amici, benvenuti nella cucina di Mele Garden. Io sono Federico. E io Jasmine. Bene, oggi Jasmine ci tocca. Ci tocca. Dobbiamo farlo anche noi. Che cosa, Federico? Lo smash burger. Schizza. Schizzavi. Niente, ormai ce l'avete richiesto in tanti. Faremo una nostra versione dello smash burger. Cercheremo di modificarlo un po'. Tanto poi, voglio dire, alla fine ognuno fa sempre come gli pare, no? Giusto. Noi facciamo la nostra versione. Giusto. Quindi abbiamo un po' di macinato di manzo, un po' di macinato di maiale. Proviamo a vedere se metterci in mezzo anche una mezza salsiccetta, perché ci piace che sia un po', come si dice, no? Gustoso. Un po' gustoso. E poi andremo a utilizzare due formaggi, cheddar, classico cheddar, perché è spugere. Ma sulla polpettina metteremo anche un po' di provolone. Dolce. Provola. Sulla mente non mancherà il becco, eh? Una fettina di pomodoro e invece che l'insalata solita metteremo un po' di rucola. Poi andremo a guarnire con le nostre salse. Iniziamo! Bene, abbiamo messo giusto un po' di macinato di manzo, un po' di macinato di maiale. Apriamo la salsiccina e ce ne mettiamo circa metà. Allora, i patti devono essere di circa 70-80 grammi d'uomo. E non troppo grossi. Non troppo grossi, perché poi danno delle pressare e si brucierebbero. Metterei anche un po' di rabbia. Davvero? Sì, grazie. Dai, mettiamoci a rabbia. Prego. Vieni tu. Vai. Poi direi basta. Smucino. Vai, smucina. Allora, la rabbia è sua. Sì. Questo è uno spog. Uno spog di JS 1599, un'azienda italiana, fa dei prodotti, secondo me, molto validi. Sì. Ma ti dico, ultimamente in Italia i produttori di rabbia stanno facendo davvero buone cose e siamo arrivati a un punto nel quale, meno male, perché si fa veramente tanta fatica ad avere prodotti d'oltreoceano, però devo dire che in Italia d'altronde sappiamo farla mangiare. Infatti. Quindi anche i rab seguono un po' questa tendenza. Sono bravi, sono bravi. Sì, devo dire che siamo contenti. E anche i nostri clienti. E allora, abbiamo finito di spastroniare la nostra carne. Fai il tecnico, spastroniare. Facciamo due palline e devono essere... Sì. Saranno circa, prendi anche un po' più piccole che mi va, mi avanzerò un po'. Ops. Allora, vedere, sì, direi che possiamo stare, dai. Ok, una simpons, sì. Queste rimane, cuoce rimane, questo. Quello che assaggio. Se il macinato. Ti vorrò vedere alla prova con uno smash burger. ok, allora. Cuoceremo il tutto su barbecue gas sferico, da scona, di Outdoor Chef, facendoci aiutare da una piastra in ghisa liscia, dove andremo prima a, diciamo, cuocere il bacon, poi andremo a piastrare i nostri hamburger. Esatto, esattamente con quella piastra lì metteremo sotto un foglio di carta forno. Ok. E poi basta, dopo comporremo il panino. Magari daremo anche una scaldata al pomodoro, che adesso lo prepariamo, poi dopo ci portiamo fuori in giardino. Ok? Vai. Dai, ci vediamo in giardino. Maybe half past two.
Bene ragazzi, siamo rientrati, abbiamo cotto tutto, come avete visto nei video, riastrato gli hamburger, messo il formaggio, prima abbiamo cotto il bacon perché così faceva la nostra patinina di unto che sarebbe, avrebbe reso la piastra non stick, e poi avrebbe dato anche sapore in più, naturalmente messo il rub che abbiamo messo anche all'interno del macinato. Abbiamo messo un pochettino anche sopra lo spog e adesso mettiamo un goccio di olio d'oliva nella nostra rucola perché io ci piace così, sì. E andiamo a comporre il panino. Quindi abbiamo piastrato anche i pomodori che vedete qua, non li abbiamo proprio bruciati del tutto perché sennò dopo si andrebbero proprio a, diciamo, squagliare. Quindi mettiamo, giriamo un po' l'olio. Andiamo a comporre il nostro panino, prima la salsa, usiamo una South Pound di Lane's, che è una salsa a base di senape. Mi piace la senape. E la troviamo? Poi, sempre. Mega. La spalmiamo un pochettino. Ok. Ma è un po' grande rispetto ai qua, però. Poi mettiamo la nostra rucoletta, okay. Poi mettiamo prima il patty di provolone, due fettine di greco, giusto, e una setta di pomodoro. Poi mettiamo, dimmi, questa è la Memphis di Grace Wood, sì, il ciastro, fucata, okay. Poi a questo punto bacon, che ci serve, bacon serve, sì, sì. Tre. Via. Sì, dai, poi sì, mettiamo la nostra polpetta con cheddar e sopra la nostra ultima setta di pomodoro. Dopodiché ancora un po' di salsa. Sì, io poi ci ho separato, non so anche mai. No. Ok. Allora, il nostro smash burger è fatto, unito un po' alto, certo gli smash burger sono un po' più bassi, però insomma, smashato, abbiamo smashato. Bacon, pomodoro, insomma tutto fa un po' volume, quindi si alza un po'. Il pane è effettivamente un po' grande, però chi se ne frega, c'è un po' più di pane già. Quindi, noi adesso lo mettiamo qua, il nostro cameraman fa le sue foto, e poi dopo ci rivediamo per l'assaggio che farà. Io. Dopo. Coltello, taglio, panino. Così, si flippo. Capivo. Usate il coltello sega, signori. E per me
Bello, eh? Sembra finito. Sembra finito, è bellissimo. Oh, è vero, questo altro lo mangia lei. Sì, certo. Sentiamo. Oh, guarda, non si tiene ferma, cioè, deve mangiare, come? Faccio un quarto? Sì, no, ma si disfa tutto, però si faccio un quarto. Dalla camera ci dico, no. Ci faccio un fatto. Facciamo i termini, vanno. Adesso devo andare solo per parte. Vado allora. Quindi vai. Vado, niente, lo mangio così. Prego. Vado. Vuoi ti favorisco una... Ma qua, guarda. Ah, cioè... Così per dopo che di solito mi... No, metto anche il grado, signorina, faccia vado, lei. Questo, da questo lato. Vediamo un po'. Vado. Vai. Vado, eh. Schizza. Guarda. Ah, lo so, però... Comunque un camionista fa dei mossichi più piccoli, se lo dico. È molto buono, si sente ogni morso, ogni ruminata. Mi piace questo, i vari strati, quindi hai il pomodoro e dopo arriva la ciccina, e dopo il bacon, e dopo la salsa, dopo il formaggio. È molto buono. Bene. Continuo perché... Sta cadendo lì. Vado, sì. Facciamola mangiare, dai ragazzi. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Just tell me if I'm